dei candidati e di Rete a Sinistra della provincia di Imperia ho l'onore di aprire questa manifestazione. Una manifestazione che vuole essere una affermazione di diritti in Europa. Noi proprio in questa stazione a Ventimiglia nel 2011, io c'ero, c'eravamo tutti noi, abbiamo bloccato i binari per protestare contro la chiusura delle frontiere. Ritorniamo 4 anni dopo in questa stessa piazza, in questa stessa stazione, per dire che le cose nel frattempo non sono cambiate, anzi nel frattempo sono peggiorate. Noi ci vogliamo opporre come lista sinistra, come Rete a Sinistra, come nostro candidato presidente Luca Pastorino, come l'altra Europa, come l'insieme delle forze che lottano per l'affermazione dei diritti civili e dei diritti umani di tutti. Noi ci vogliamo opporre a questa strumentalizzazione della paura che si sta facendo in campagna elettorale. Ci vogliamo opporre a questa visione restrittiva, a questa visione meschina dei rapporti fra gli uomini e dei rapporti tra le nazioni. Vogliamo che le frontiere restino aperte a Ventimiglia e che Ventimiglia sia un po' un simbolo di un'Europa giusta e civile, come vogliamo un'Italia giusta e civile, come vogliamo una Liguria giusta e civile. E quindi ci mettiamo un po' forse controcorrente rispetto al senso comune anche di questa città, ma noi sappiamo che ci sono dei momenti per affermare dei diritti e dei valori superiori in cui bisogna essere controcorrente e in cui bisogna dire delle cose di senso comune che riguardano l'accoglienza, che riguardano il futuro di questo mondo che ci dice che non solo siamo tutti uguali, ma che non è possibile, è assolutamente da respingere ogni tragedia sul mare ed è assolutamente da respingere il rifiuto del diritto dell'asilo e del diritto di accoglienza. E quindi per il diritto d'asilo, per il diritto di accoglienza, per una politica vera di integrazione e di apertura dell'Europa al mondo, noi siamo qui contro quelli che sono chiusi, contro quelli che hanno paura, contro quelli che sono miopi e non vedono come va il mondo. Ecco, questa manifestazione la facciamo con tantissime persone importanti che ci sono venute a trovare, che hanno voluto sottolineare che in questo lembo di Liguria si gioca una partita importantissima per i diritti di tutti. Il primo che parlerà è Emonio Vadia, un grandissimo artista, un grandissimo attivista.